siamo venuti a fare qua oggi? Allora, oggi è il 16 gennaio 2024 e questa è la prima giornata regionale della gratitudine alle Forze Armate per la lotta alle mafie. Allora, perché si è voluto creare questa giornata? Innanzitutto, chi è che l'ha creata? Allora, il nostro governo ha pensato di ricordare un momento molto importante, perché il 16 gennaio è stato catturato un boss mafioso, Matteo Messina Denaro, che era latitante, cioè che si nascondeva da tanti tantissimi anni, e il 16 di gennaio è stato catturato. Allora il governo ha detto: questa è una data importante che ci dobbiamo ricordare. La regione Piemonte, che oggi è rappresentata dall'assessore Maurizio Marrone, ha deciso di ricordarla insieme a tutti i comuni, e il comune di Quarnier ha subito aderito a questa bella iniziativa. E qui con me ci sono i miei colleghi, come le vostre maestre, c'è la maestra di italiano, la maestra di storia, la maestra di matematica, ci sono anche diversi tipi di carabinieri che sono tutti carabinieri, le maestre sono tutte maestre, anche i carabinieri sono tutti carabinieri, però ognuno con la propria specialità. E quindi io adesso ringrazierei ai carabinieri forestali, per esempio, che vedete con una divisa un po' diversa. Un applauso ai carabinieri forestali che sono sempre sulle nostre montagne a osservare la neve, osservare gli alberi, gli animali, e loro sono un po' coloro che ci tutelano nella fauna e nell'ambiente. Poi ci sono i nostri colleghi che vedete con la tuta bianca. Dov'è che sono con la tuta bianca? Li vedete? I carabinieri della scientifica, quelli che vanno a fare i vari sopralluoghi, intervengono nelle situazioni un po' più complesse dove non si capisce tanto. Poi dietro di noi ci sono i carabinieri cinofili. Ecco, se ci giriamo dall'altro lato li vediamo dietro. Il cagnolino è dentro, è un po' freddino, adesso dopo lo vediamo casomai. E poi abbiamo, con un furgone enorme, con un cyborg dietro di noi, i carabinieri artificieri. Eccoli! E loro intervengono in situazioni un po' rischiose. Per esempio, per Capodanno sono stati molto impegnati. Abbiamo un robottino, appunto, che cerca di tutelare un po' le persone e interviene nei momenti più complessi. E allora, io finisco per dire grazie a voi per tutto quello che riuscite a trasmettere, e finiamo solamente con una cosa, vediamo se ce lo ricordiamo. Ci ricordiamo come il saluto dei carabinieri? Sì. Ce lo ricordiamo? E allora, quale mano va alzata? La destra. Alziamo la mano destra. Ok, mano destra. Qual è la mano destra? Mano destra. E allora i piedi uniti, e la mano destra dove che va? Sul sopracciglio. Quindi tutti quanti ci salutiamo come salutano i carabinieri: mano sul sopracciglio e poi giù tutti insieme. 1, 2, 3. Perfetto, bravi. A quanto è già stato detto, perché comunque oggi è una giornata speciale, una giornata che scalda il cuore nonostante le temperature un po' fredde. E io dal lato mio mi dico soltanto: questa è una giornata bellissima che va ricordata, è una giornata che ci ricorda che comunque fare il proprio lavoro con impegno e serietà e tanta dedizione porta a importanti risultati. Quindi grazie anche a voi bambini che avete fatto delle opere bellissime. Grazie ancora. Vorrei specificare, voi siete piccoli, conoscete la parola grazie come formula di cortesia, giusto? Anch'io con mia nipote dico: ma come si dice se ti è andata una caramella? Grazie. Però il concetto di gratitudine è un pochino più grande, cioè vuol dire essere riconoscenti verso tutte queste figure che ci permettono di vivere tranquilli. Quando giocate al parco giochi e nessuno vi infastidisce, quando camminate per strada con per mano mamma e papà e siete tranquilli. Non è scontato, non è così dappertutto. Quindi un grazie e la gratitudine, con un grande applauso a tutte queste figure.